Tutto è pronto nello splendido palazzo Karnaz. Il camino è acceso, i lampadari brillano e splendono, così come la pregiata argenteria. Quest'anno l'albero di Natale è davvero magnifico, il più grande del paese. Tutta la famiglia attende l'arrivo degli ospiti. L'industriale Vladimir, sua moglie Costanza, la bella Marie, il piccolo e dispettoso Fritz e la giovane Clara. Ella non vede l'ora di poter ammirare i bellissimi vestiti delle dame e dei gentiluomini invitati alla festa. Fritz, al contrario, è impaziente di ricevere i doni che lo zio Drosselmeier, il più grande giocattolaio ed illusionista del regno, porterà di lì a breve. Clara sente le trombe annunciare gli ospiti e rimane estasiata nel vedere tanto sfarzo. Prima di cena si gettano tutti in vorticose danze, accompagnati dall'orchestra. Ma eccolo! Eccolo zio Drosselmeier! Chissà che splendidi doni avrà con sé. Una delicata bambola che chiamerò Sophie, dice Clara. Un fortino e dei soldatini, esclama Fritz. Lo zio li saluta e loro, impazienti, fanno finta di danzare alle sue spalle per non farsi notare mentre sbirciano i regali. Mentre proseguono le danze, lo zio fa cenno loro che si possono avvicinare ma con calma, poiché i regali di quest'anno sono davvero speciali. Fritz non apprezza subito il suo, come sempre, mentre Clara si innamora immediatamente di un bellissimo principe schiaccianoci. Fritz, invidioso, sottrae alla piccola il suo regalo. Cominciano a litigarselo, tanto che, tira a destra, tira a sinistra, lo schiaccianoci cade a terra. Fritz ride di gusto dell'accaduto e Clara è tristissima poiché ha paura che il suo bel principe possa essersi ferito. Suo fratello è davvero un prepotente. «Non ti preoccupare, Clara», dice lo zio, «non è successo nulla». «Te lo puoi tenere il tuo principe, guarda! Non ha neanche la spada!» sghignazza Fritz. «Sai, Clara, questo non è un principe qualunque. Lui è il principe delle bambole. Tanto tempo fa, in un paese lontano, viveva una bella principessa di nome Pirlipat. Ella compì 16 anni e grandi festeggiamenti vennero fatti per tutto il regno. Il re dei topi, però, non venne invitato, poiché si sarebbe mangiato insieme ai suoi sudditi tutte le vivande. Si presentò alla festa e lanciò una maledizione sulla principessa. «Se invitato non mi hai, in un mostro ti trasformerai!» La bella Pirlipat divenne orrenda, davvero mostruosa. Il giocattolaio e mago del regno, sfogliando i suoi libri, capì che solo la rara e durissima noce Krakatuk poteva porre fine all'incantesimo.
mandò il suo bel nipote, Hans, a recuperare questa noce e, appena inghiottita, la principessa ritornò bella e giovane come prima. Il re dei topi, furioso, esclamò: «Ah, ti piace andare in cerca di noci? Bene, d'ora in poi ti trasformerai nel principe schiaccianoci e soltanto uccidendomi potrai spezzare questa maledizione!» «Che storia meravigliosa, zio!» sospira Clara, tenendo tra le mani il suo bel principe. Cala la notte e gli invitati se ne vanno. Si spengono anche le luci della città. Clara dorme beatamente accanto al fuoco e i suoi genitori non hanno cuore di svegliarla. «Troppe emozioni per oggi! Lasciamola riposare qui!» sussurra Vladimir alla moglie. Improvvisamente i rintocchi dell'antica pendola del salone squarciano il silenzio. È mezzanotte. Clara si risveglia nell'udire tanto frastuono e... sì, è proprio lui sull'orologio, lo zio Drosselmeier. La polvere di fata si posa su ogni cosa e gli oggetti e l'albero risplendono come stelle. Ma all'improvviso... «Oddio! Un topo!» esclama Clara. «Uno, 10, 100, 1000 topi!» Un rullo di tamburi si ode in lontananza. Anche i giocattoli si sono risvegliati. E con loro anche il temibile re dei topi. Tamburini, trombettieri, svegliate i fanti! Moschetti, pepe in canna e fuoco! Non potete nulla contro di me, grida il re dei topi! Cavalleria, alla carca! Datemi una spada, ci penso io! Esclama Schiaccianoci. Il re dei topi è sconfitto. Il Natale e il regno delle bambole sono salvi. Viva il principe Schiaccianoci!
zio Drosselmeier si avvicina a Clara e voilà! Tramutata d'altezza di bambola e pronta per partire col suo principe. Ma come faremo ad arrivare nel mio regno? Avrò bisogno di aiuto dalle mie sorelle fate. Ed ecco apparire un teatro incantato. Vediamo se le fate di tutto il mondo con la loro danza ci possono aiutare. Ed ecco che tutte le fate, al suono della melodia del principe Schiaccianoci, iniziano a danzare per compiere la magia. Ognuna nella sua casa, distanti tra loro, volteggiano e invocano la fata del viaggio. Clara e il principe si prendono per mano . Eccola! Si parte verso il regno dei dolci e delle bambole. Thank you.
volando sulle ali della fata del viaggio, Clara immagina che le nubi siano fatte del più fine zucchero filato. Che meraviglia! Mentre si dirigono verso il castello delle bambole, migliaia di orsetti gommosi festeggiano l'arrivo dei due illustri ospiti. Arrivati nel salone d'onore, una cascata di dolciumi accoglie Clara e il principe. Ma che succede? Le fate del mondo stanno litigando. Perché mai? Ah sì, ognuna vuole accogliere la nuova arrivata a modo suo. Danzeremo noi per la piccola principessa, dicono le fate boreali. No, voi non avete la nostra grazia, ribattono le fate australi. Siete degli impertinenti. Clara sicuramente gradisce di più il nostro benvenuto. Assolutamente no. Gradisce di più il nostro. Questa tremenda confusione, ecco apparire la fata confetto da una bolla di ghiaccio. Farò io gli onori di casa, care ragazze.
Ed ora che si dia il via ai festeggiamenti, miei regali ospiti. Ma sono matriosche di cioccolato danzanti! Dopo questa leccornia, ecco apparire dei giganteschi lecca-lecca, coloratissimi e magici. Benvenuta, Clara! Bentornato, principe schiaccianoci! Canto appaiono dei meravigliosi fiori di gelatina dolcissima. Clara è davvero stupita di fronte a tanta bontà e meravigliosi doni, ma il viso di Schiaccianoci sembra cambiato, quasi umano. La giovane già immagina la sua vita futura. Lei regina delle fate, lui re del regno di Bambola. Uniti in una danza eterna.
Clara, Clara, è ora di svegliarsi. È la mattina di Natale e il sole fa capolino nel bel salone. Zio Drosselmeier si avvicina alla nipote e dice: Clara, Clara, svegliati! È la mattina di Natale. Zio, io... Ma dov'è il mio principe schiaccianoci? È rimasto nel mondo di bambola. Devo assolutamente tornare. Avrai sognato, bimba mia. Vorrei presentarti una persona. Mio nipote, Hans. Arrivato questa mattina. Ciao, Clara, esclama il giovane. Ciao, principe schiaccianoci.